Nina Zilli, dalla musica ai libri, e finalmente anche qui a Imperia, attesissima con L'ultimo di sette. E che cos'è L'ultimo di sette? L'ultimo di sette è il mio primo romanzo, che quindi iniziamo già con uno simoro, quindi in perfetto stile zilliano, una partenza un po' confusionaria. È il mio primo romanzo, la scrittura, diciamo, essendo una cantautrice da sempre, fa parte di me, così come la scrittura della musica, diciamo. Tant'è che era il mio terzo romanzo, iniziato e mai finito, e tutto il tempo che ci ha ributtato in faccia al Covid, nel bene e nel male, con i lockdown, diciamo che per chi fa il mio lavoro è riuscito a ottimizzare, no, tutto questo tempo. Insomma, non solo ho finito un disco, che sentirete presto, e ho finito anche incredibilmente il romanzo che avevo iniziato 3 anni prima, al quale avevo pensato talmente tanto che nella mia testa era un film, praticamente. Io lo vedevo dall'inizio alla fine. Infatti, quando poi ho deciso di iniziare a scriverlo, pensavo di stare per scrivere una sceneggiatura, nel senso che veramente avevo dato il volto, vedevo le immagini dei movimenti della macchina da presa, se non che poi alla fine invece è uscito proprio un romanzo, e quindi incredibilmente io ero la prima stupefatta di essere arrivata alla fine. E poi la cosa più bella, credo che per me è una passione, no? Così come disegnare, che si realizza in qualche modo anche questa. Quindi, insomma, è stato veramente bello stringere tra le mani qualcosa che pensavo che non sarebbe mai esistita, ecco, nella mia vita di cantautrice, che mi prende tantissimo tempo, chiaramente. Mi pare di poter dire che l'arte chiama l'arte a questo punto. Beh, sempre, sì. Poi credo che questa sia una citazione famosissima di qualche grandissimo, che al momento non mi ricordo, ma potrebbe essere Picasso, qualcuno del genere, e devo dire di sì. Però forse anche la noia chiama l'arte. Io, da figlia unica nata in un paesino piccolo in campagna, esaurite le ore per i compiti e giocare con gli amichetti, vivevo costantemente da sola, guardavo la natura e quindi mi annoiavo tanto, e la noia per me è stata una fonte incredibile, un pozzo senza fine di creatività. Quindi viva la noia!